Ciao a tutti, cari amici di Meraviglie d'Impero e dintorni e lettori di Riviera 24. Oggi con questo video inizia quello che potremmo definire il secondo capitolo di quello che è il nostro viaggio alla scoperta dell'infrastruttura del nostro acquedotto. E più nello specifico, nelle prossime puntate andremo a parlare proprio dell'acquedotto, dell'infrastruttura che riguarda la nostra provincia. Ovviamente in questo percorso non saremo soli, ma ad accompagnarci c'è l'ingegner Ferrari che ci ha gentilmente concesso una seconda intervista. Grazie ingegner Ferrari. Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, grazie di essere qui, è un piacere. Grazie a te. Ricapitolando le puntate precedenti per coloro che se le fossero perse, abbiamo parlato più in generale, a grandi linee, di come funziona un acquedotto e un sistema idrico integrato. Oggi però, appunto, andiamo più nello specifico e parliamo dell'acquedotto della nostra provincia, quello proprio del nostro territorio. Io però, come prima domanda, ingegner Ferrari, le chiederei innanzitutto come è nato l'acquedotto della nostra provincia e come si è arrivati poi alla gestione Rivieracqua. Beh, le nascite degli acquedotti nelle zone ovviamente risalgono lontano nei tempi. Partendo dalla storia recente, facciamo un percorso a ritroso. Rivieracqua e questo sistema che oggi gestiamo, come nasce? Nasce sostanzialmente una trentina di anni fa. Perché? Perché la gestione degli impianti acquedottistici, acquedotti, come abbiamo visto la volta scorsa, acquedotto, fognatura, depurazione, in Italia hanno sempre avuto un ambito di interesse comunale, a differenza di altri tipi di infrastrutture, di servizi, come possono essere i trasporti, come possono essere l'energia elettrica, che erano state nazionalizzate già 100+ anni fa, che hanno sempre avuto ovviamente un respiro più ampio. Una trentina di anni fa la cosiddetta legge Galli, cioè la legge 36 del 94, ha voluto dare un respiro più ampio a questo modo di vedere le cose, a questo modo di gestire le cose, per consentire economie di scala, gestioni più moderne, più tecnologicamente avanzate, in quanto una società che gestisce ambiti più grossi può avere ovviamente più opportunità, più know-how e quant'altro per poter gestire un'infrastruttura di questo tipo. E quindi ha dato questa indicazione istituendo quelli che si chiamano ambiti territoriali ottimali, ATO, la sigla ATO, che poi si sono andati a identificare grosso modo con le province. Quindi il nostro ATO si chiama ATO Ovest Imperiese, nella regione Liguria, ed è corrisponde alla provincia di Imperia più la Valmerula, un pezzetto di provincia di Savona. Al suo interno esistevano tante realtà, alcune societarie, per esempio Amaie, la società da cui provengo, che gestiva l'acquedotto di Sanremo, prendendo però l'acqua anche da Ventimiglia, è stata la prima appunto a creare i pozzi del Roia, che poi vedremo. Società Imperia, Amat, società Ventimiglia, Aiga, società varie e gestioni comunali. I comuni più piccoli hanno sempre avuto una gestione indipendente comunale. Ci sono voluti tanti anni per poter, diciamo, passare da questa idea alla sua realizzazione. Questo non solo è qui nella nostra provincia, un po' dappertutto, a parte dove esistevano già delle realtà piuttosto consolidate, grosse. E diciamo che tutto questo si è tradotto in questi ultimi anni con la creazione di una società specifica, Rivieracqua. Rivieracqua che appunto è stata poi nominata per convenzione dall'ambito territoriale ottimale, dal lato, dall'ente di governo di questo ambito, come gestore unico. E quindi perché questo prevedeva la legge, che in ogni ambito territoriale ottimale ci fosse uno e un solo gestore di tutti i servizi, acquedotto, fognatura e depurazione. E questo è stato individuato appunto in Rivieracqua, che ha assorbito nell'arco temporale di una decina d'anni sostanzialmente, perché è stata costituita nel 2012, dal 2015 ha cominciato, diciamo, a essere operativa veramente e a prendere in capo la gestione di impianti nel territorio. Nel 2016 c'è stato lo sviluppo maggiore, poi altri sono arrivati fino a queste ultime subentri del 2021 a Ventimiglia, Imperia e alla stessa Maglia, che già in parte, diciamo, c'era nel senso che collaborava perché c'era il personale, però fino al 2020 la gestione di Amaia era assolutamente indipendente. C'era il comune di Sanremo, diciamo, come fognatura e depurazione.
E a questo punto siamo arrivati ad oggi. Andando più nello specifico, quindi, come è strutturato l'acquedotto della nostra provincia? Quali sono i punti nevralgici e gli elementi fondamentali che costituiscono questa infrastruttura così fondamentale per tutti noi? Beh, innanzitutto premettiamo che chiaramente non è un unico acquedotto, ma un sistema di acquedotti. Però ne esiste, diciamo, uno che è la vera spina dorsale del sistema acquedottistico di questa provincia, che è l'acquedotto del Roja. Come risorsa idropotabile è nata negli anni 70, in quanto questa provincia risentiva delle crescite demografiche e dell'attivazione di molte attività di tipo agricolo, la floricoltura in particolare, che erano piuttosto assetate, necessitavano quindi di un aumento consistente delle capacità produttive di acqua potabile, e le risorse locali di quelle entità di cui si parlava prima, piccole e comunali, erano limitate e non riuscivano più ad assolvere al loro compito, con le conseguenze che d'estate, quando più gente, perché il turismo c'era già anche negli anni 50-60, anzi forse era in proporzione ancora maggiore, e l'agricoltura, appunto la floricoltura, si stava sviluppando a pieno, in estate c'era gravi carenze di acqua. Tutto questo ha portato appunto alla nascita di questo sistema acquedottistico che è il Roja, che è l'unico fiume presente, classificato fiume e non torrente, in questa provincia. Ecco, qual è la differenza fondamentale tra un torrente e un fiume? La differenza sostanziale è il loro regime. Praticamente un fiume ha una portata che varia ovviamente nei periodi siccitosi e nei periodi non siccitosi, ma in maniera meno sensibile. Un torrente normalmente sono più corti, dal profilo idrografico più ripido, ha un andamento della portata molto più variabile, per cui tende a seccare nei periodi siccitosi e avere forti portate quando ci sono i periodi di piogge. Chiaramente questo fattore è meno favorevole dal punto di vista del prelievo, perché per prelevare acqua in maniera diciamo soddisfacente, pieno, è molto meglio poter disporre di una risorsa che sia costante, perché ci garantisce di avere sempre una portata di buon livello rispetto alle necessità, e anche dal punto di vista qualitativo una costanza di portata vuol dire che le sue caratteristiche non variano molto nel tempo. Quindi ecco, il fiume Roja aveva queste caratteristiche, con delle disponibilità, delle potenzialità quantitative notevoli e anche qualitative, acqua quindi di buona qualità, acqua abbondante, che poteva essere in grado di risolvere i problemi appunto di sete di queste delle nostre città costiere. E sono stati appunto, come si dice, terebrati, cioè scavati dei pozzi nei primi anni 70 da parte di Amaie. A questi poi sono seguiti anche altri pozzi per convenzione italo-francese che servono la parte francese e la città di Ventimiglia, in una convenzione fra il comune di Ventimiglia e Mentone, e proprio con interventi nazionali di una legge appunto che permetteva questa concessione internazionale. E quindi diciamo che il lungimento da parte del Roja, fatto da Maie negli anni 70 per la città di Sanremo, piano piano si è sviluppato, andando poi a servire tutta la fascia costiera. Quindi abbiamo Ventimiglia e abbiamo da Ospedaletti fino a Cervo e poi anche Andora, che sono per lo più serviti appunto dall'acquedotto del Roja. Quindi questa è veramente la spina dorsale. Oltre il 60-70% dell'acqua che noi mettiamo nelle reti di distribuzione viene da lì, deriva dal Roja. Questa ovviamente non è l'unica risorsa idropotabile che abbiamo, ve ne sono altre che sono in parte integrative e alternative, ovvero se ci sono problematiche più localizzate sul sistema Roja, ci sono alcune altre risorse. Ce ne sono per esempio a Sanremo gli acquedotti a gravità, che producono 3 milioni circa di metri cubi di acqua ogni anno, quindi un quantitativo sicuramente molto inferiore a quello del Roja, che complessivamente, fra ciò che va a Ventimiglia e ciò che viene distribuito da Ospedaletti e verso il Levante, arriva a una 30 milioni. Quindi qui parliamo
di un 10% di quella potenzialità lì. Poi ci sono gli acquedotti su Taggia, sono vari campi pozzi che distribuiscono l'acqua nel comune di Taggia. Lo stesso ci sono pozzi in Peria, pozzi ad Andora, e poi ci sono gli acquedotti dell'entroterra che sono più o meno localizzati. Per esempio, per problemi ovviamente di quota, l'acqua del Roia normalmente non arriva, vi sono sorgenti locali, pozzi locali, e così abbiamo anche ereditato, bisogna dire, dai vari comuni, come dicevo, in questo decennio. E quindi più o meno ogni comune ha le sue fonti di approvvigionamento, le sue sorgenti, che servono piccoli acquedotti distribuiti sul territorio. Chiaramente invece, per quello che è l'aspetto, l'abbiamo visto l'altra volta, come, tanto per ricapitolare la puntata precedente, come il sistema idrico integrato sia l'integrazione dell'acquedotto, acqua che viene portata agli utenti, fognatura, acqua che viene allontanata, portata via una volta utilizzata dalle utenze, e portata all'ultimo stadio, che è la depurazione. Ecco. Le fognature ovviamente sono locali, chiaramente non c'è un collettore che porta la fognatura di tutta la provincia, sono tutti localizzati e adducono poi il reflu a una serie di depuratori, chiaramente ereditati, come dicevo, da Rivieracqua, che sono localizzati nelle varie città costiere, da Ventimiglia, Valle Crosia, Borghera, Sanremo, c'è Riva Ligure, che è quello del comprensorio Taggia-Riva Ligure, a Cipressa, Imperia, più altre piccole, anche in questo caso i piccoli acquedotti dell'entroterra, che sono completamente avulsi, diciamo, da questo sistema costiero, hanno i depuratori di piccola entità, più o meno negli ambiti comunali. Questa è la distribuzione. Bene amici, qui si conclude il nostro video. Io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che se avete delle domande di scriverle nei commenti, così ce le segniamo e poi vi rispondiamo ovviamente. Noi ci vediamo nella prossima puntata, dove parleremo di una tematica molto importante per il nostro territorio, ovvero le fluttuazioni di domanda di acqua potabile che ci sono nelle varie stagioni e soprattutto come queste fluttuazioni vengono gestite. Quindi, niente, grazie ancora Ingegner Ferrari e al prossimo video.